E il Pescara del girone di andata confusionario, inconcludente e nervoso. Si spiega anche così l'1-1 di Fermo che serve a poco e allontana il terzo posto. Male nel complesso i biancazzurri nonostante quasi un tempo in superiorità numerica. Gli oltre 500 tifosi arrivati in terra marchigiana meritavano sicuramente di più. Auteri manda in campo la sua squadra con il 4-2-3-1 e con Pontisso trequartista con Clemenza e Rauti a ridosso di Cernigoi. A centrocampo si rivede dall'inizio De Risio. I marchigiani senza Marchi squalificato giocano con il 3-4-3. Al nono primo squillo ospite con la punizione tagliata di Pompetti ed il colpo di testa in area di Rauti che mette la sfera sopra la traversa. Al 17esimo però, al primo vero affondo, la Fermana si porta in vantaggio. Punizione di Simonelli dalla tre quarti e palla respinta di testa degli Erardi prima di un batti e ribatti con la conclusione di Pannitteri e la respinta di Sorrentino con la sfera che finisce al giocatore marchigiano Cognini che a due passi dall'estremo biancazzurro non sbaglia mettendo il pallone in rete. Fermana 1, Pescara 0 e marchigiani così in vantaggio ed ennesima gara in salita invece per il Delfino. Alla mezz'ora buono spunto di Pompetti per il Pescara che poi però dai 20 metri conclude malamente al lato e la squadra di Auteri a fare la gara come si suol dire, non riuscendo però a creare grattacapi al 43enne portiere di casa Ginestra mai chiamato al lavoro. Tutto qui nel primo tempo, un Pescara largamente insufficiente e senza idee che rientra negli spogliatoi tra le rimostranze dei propri tifosi insoddisfatti della prova offerta. Nel secondo tempo c'è un solo cambio con Sperotto al posto di Urbinati fra i locali. Al quarto la Fermana resta in 10 per il secondo giallo ad Alagna. Riolfo corre ai ripari con ingresso in campo di Parodi per Simonelli. Nel Pescara al nono spazio a Dursi per De Risio. In superiorità numerica la formazione abruzzese è ora obbligata a trovare almeno il gol del pareggio. Al 12esimo ci prova però il neoentrato Dursi che da prima del limite mette il pallone di poco al lato. Ora i biancazzurri attaccano a pieno organico. Al 16esimo proprio Dursi viene atterrato da Mbaye in area marchigiana con Mirabella di Napoli che senza esitazioni assegna il rigore con lo stesso giocatore pescarese che non sbaglia segnando il gol dell'1-1 sotto la curva dei tifosi pescaresi. Ristabilita la parità ora il Delfino ci crede con Auteri che al 22esimo manda in campo Ferrari per Rauti. Il Pescara ora in campo continua a premere alla ricerca del vantaggio con i ragazzi di Riolfo che si rivedono però alla mezz'ora con una conclusione fuori misura di Graziano. Al 33esimo arriva poi la risposta abruzzese con la traversa di Pontisso dopo il tocco di Ginestra. Prima di entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita con le due squadre che si allungano e con la Fermana in affanno ma comunque sempre viva e Ferrari e compagni protesi costantemente in avanti senza però riuscire a creare nonostante la superiorità numerica vere e proprie occasioni da rete. Al 96esimo poi l'ultima emozione di una gara incredibile con la rete di Ferrari annullata dal direttore di gara per un sospetto tocco con la mano dell'attaccante abruzzese che viene ammonito per la seconda volta ed espulso dal direttore di gara. Finisce così il match con il Pescara in 10 e con l'attaccante pescarese che sarà costretto a saltare la gara di mercoledì a Pesaro. Il Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria con il terzo posto questa sera più lontano.